Buongiorno amigli, oggi video trivulzio, cioè ripartito in tre parti. Breve analisi Supercoppa, mercato e situazione fiorentina, mercato in generale. Iniziamo con la Supercoppa. Non mi scomodo a fare un pronostico per una partita perché io vengo scomodato e interpellato dal mio trono solo per pronostici in sistemi, cioè in più partite, quindi giornate del campionato, giornate di coppa. Non sto qui a farvi sistemi schedinazzi su una partita. Mi giocherei la vittoria del Milan, ve lo dico così, proprio scavallato en passant. Mi giocherei la vittoria del Milan un po' perché tifo sempre la più scarsa in questo tipo di confronti, un po' perché a ragion veduta. Giocarsi la vittoria della Juve cosa comporterebbe? Cioè, non è che vai a dire una cosa improbabile che quindi vale la pena rischiare. Siccome mi piace rischiare, mi giocherei la vittoria del Milan in partita secca, ci può anche stare, è l'unica giocata intelligente che puoi fare, che potresti fare, mi andrei a giocare una vittoria del Milan. Non tanto perché io creda alla vittoria del Milan, ma perché, ripeto, è la giocata più intelligente che si può fare in una partita di questo tipo. Non so chi possa vincere questa coppa, certo sulla carta la Juve è favorita, nettamente favorita. C'è solo questo da dire, cioè non è che ci sia tanto da analizzare, la Juve è più forte, dovrebbe sulla carta vincerla la Juve, ma per uno che vuole così giocare, credo sia normale e intelligente giocarsi la vittoria del Milan. Poi, almeno per un po' di rischio. Veniamo alla Fiorentina perché ci sono due novità. La prima è l'acquisto di Traoré, che sembra ufficiale da giugno dall'Empoli, e l'altra è l'interessamento per Obiang. Beh, che dire, sono due nomi di buon livello, non male, non male. Obiang mi piaceva anche quando era alla Sampdoria, sebbene sia un giocatore di centrocampo che non ha un ruolo propriamente preciso o ben imperniato, non è un regista, non è un cervello di centrocampo, se non ricordo male è un mediano di buon livello, con buone incursioni in zona gol. La Fiorentina è disposta a pagare gli 11 milioni se non erro richiesti, il presidente del West Ham ha messo un veto ma si cercherà di trattare fino in ultima. E che dire? È un centrocampista che credo che nel 4-3-3, che purtroppo Pioli vuole portare avanti, può ricoprire questo tipo di ruolo. Può anche ricoprire il ruolo di centrocampista in un 4-4-2, in un 3-5-2. Insomma, è un giocatore versatile, di buon livello. Un'operazione che ci sta, insomma. Però ripeto, ogni qualvolta io mi metto a commentare operazioni di mercato alla Fiorentina, devo e dobbiamo fare i conti sul fatto che comunque vanno ad innestarsi a quanto sembra in un modulo che resta lo stesso e che limita tutti e che non va bene. Quindi può arrivare anche Suarez, può arrivare Messi, può arrivare Kane. Il problema è che hai un modulo che per i restanti 10 undicesimi della squadra non fa rendere, non aiuta, non è secondo me giusto e quindi purtroppo per me sei penalizzato. Però i nomi ci sono, così come Traoré dall'Empoli è un ottimo acquisto, 12 milioni anche per lui, a quanto sembra la disponibilità al pagamento è già avvenuta. Un giovane molto interessante, inseguito anche da diverse big. Uno dei prospetti sicuramente migliori dell'Empoli assieme a Bennacer, che è forte, assieme a Di Lorenzo, se non mi ricordo male il nome. Quindi, insomma, un buon acquisto. Un buon acquisto e una buona trattativa. Sono due giocatori in linea. Obiang un po' più esperto, Traoré è di grandissima prospettiva. E che dire, qui ci sono due opportunità. O la società ha deciso di ritornare e di reinvestire come faceva una volta. Oppure, come diceva Andreotti, anzi, come diceva Paolo Brosio, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Magari per giugno si sta valutando la cessione di un big, quindi Milenkovic e Chiesa. Ecco che quindi questi 11-12 milioni che andresti a spendere per uno o due giocatori verrebbero comunque ricompensati da una cessione. E questo sarà curioso da vedere poi a giugno. E cosa dire? Certamente non credo che vengano ceduti dei big a gennaio, quindi dovesse arrivare Obiang, lo andresti ad innestare comunque in una squadra che vede i vari Milenkovic e Chiesa rimanere. Ecco che quindi la società avrebbe anche, o meglio, il DS avrebbe dato a Pioli diversi strumenti per poter raggiungere gli obiettivi, aumenterebbe la pressione su Pioli e sulla squadra, come è giusto che sia. Io addirittura vi avevo detto, e lo confermo, che non avrei fatto mercato, perché, in primis perché il problema principale era tattico ed era di modulo, e se non risolvevi quello, aveva poco senso innestare altra gente.
E spero che Muriel non mi dia conferma su questo, però nel momento in cui la società ha deciso di fare mercato, devo dire che a livello di nomi, i nomi di cui si sta parlando e che sono stati acquistati, ci stanno, sono buoni, sono buoni. Adesso bisognerà vedere a livello di gioco, a livello di tattica, a livello di prestazioni e di risultati, che è quello che ci interessa. Cosa saprà tradurre Pioli? E lì è un altro bel paio di maniche, di camicie, sette che dovremo probabilmente sudare. Per quel che riguarda il mercato in generale, cosa posso dirvi? Ho visto di questo Milan che sta su Piontek, che sarebbe disposto a investire quei 45 milioni di clausola su Piontek, e anche qui io dico, per carità, il valore del giocatore non si discute. Per me è uno dei più forti centravanti oggi in circolazione. Mi ricorda un po' Icardi con i suoi pro e i suoi contro. Non vorrei dire una bestemmia, ma probabilmente in prospettiva ha anche più senso del gol di Icardi addirittura. Cioè, proprio è un assassino dell'area di rigore Piontek, fisicamente ben dotato, impostato, senso del gol da vendere, spietato. Mi piace moltissimo, però in negativo ha anche lui. Temo il problema di Icardi, cioè quello che al di là dell'area zona bomber non so quanto sia utile alla squadra. Certo, dalla sua c'è la giovane età, magari può essere istruito, può essere aiutato. Lo vedo, diciamo, un'estremizzazione giovanile di Icardi, ecco, quindi con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. Per me, però, se parliamo di Milan, mi pare l'ennesimo acquisto figurina, come del resto ci ha abituato il Milan, perché io se fossi il Milan non andrei mai ad investire 45 milioni su un unico giocatore, un po' per le ristrettezze economiche, l'aria di ristrettezze economiche che sta tirando tra fair play e via dicendo. E poi comunque per il Milan vale un po' il discorso fatto per la Fiorentina, cioè che il Milan ha un problema di gestione tattica dei propri giocatori, cioè ha un sacco di giocatori che possono fare più ruoli e in campo un po' un casino. Non hai fenomeni, non è neanche una squadra scarsa, ci sono tanti giocatori polivalenti, multiruolo, tatticamente è forse la squadra più difficile da gestire in Serie A. E cosa cambi? Higuaín per Piontek? Non lo so, io è un'operazione che avrei evitato, avrei cercato di tenere Higuaín fino a giugno, visto che l'hai preso poi con un'operazione economica che anche lì, cioè 18 milioni per il solo prestito più 36 per il riscatto, cioè è un'operazione che veramente chi l'ha fatta alla Juve bisogna stringergli la mano perché, cioè, non so per quale tipo di operazione tu vada a pagare 18 milioni o quant'è per un prestito secco se non lo vuoi riscattare, cioè veramente tanta roba. Ma quantomeno si poteva arrivare fino a giugno con Higuaín, se così sarà, dicendogli: guarda che tu sei stato qui almeno fino a giugno, devi rimanerci, poi a giugno vai dove vuoi, magari cerchiamo di venirci incontro di modo da guadagnarcene tutti, sia la Juve che il Milan, però fino a giugno resti. Il Milan non aveva bisogno di cambiare le pedine, aveva bisogno di disporle meglio. Poi, per carità, su il valore di Piontek non è in discussione. È in discussione l'opportunità per il Milan di andare a prendere un giocatore del genere adesso e poi ad una cifra che, signori, 45 milioni, sono tanti, eh. Sono tanti cioè, specialmente da quale punto di vista? Di una possibile rimonetizzazione, nel senso, se tu hai idea di tenere il giocatore per 10-15 anni e farlo finire a Milano, vabbè, ci sta, però visto che è sempre più raro al giorno d'oggi, per andare a rivendere Piontek ad una cifra superiore ai 45 milioni, credo che ti serva il palcoscenico della Champions. Ti serve far vedere quel giocatore a questi livelli in Coppa Campioni. Ecco che allora magari un Real Madrid tra 2, 3, 4 anni può arrivare a farti un'offerta superiore ai 45 milioni. Ecco che un Chelsea o altre squadre lo possono fare. Però mi pare un po' un'operazione azzardata. Io non amo le società che ragionano per istintualità, per figurina. Fossi stato, ripeto, nel Milan, avrei fatto capire a Higuaín che quest'estate era stata fatta una scelta e che quantomeno fino alla prossima estate bisognava confermarla. Se fossi milanista, pretenderei più certezza e chiarezza sul modulo e sull'utilizzo dei giocatori rispetto a figurine o giocatori in sé, perché non ha bisogno di questo il Milan. Ha bisogno di certezze tattiche, certezze tecniche, certezze psicologiche, certezze dirigenziali che, ripeto, vanno date. E quindi questo dico sul mercato.
Per quel che riguarda l'Inter, ho già detto quel che penso della questione Icardi. Per il resto, non mi pare che l'Inter voglia fare operazioni di altro tipo. Della Juve, ho detto su Ramsey cosa penso. Del Napoli, ho visto che se effettivamente ha preso Kouamé e Kine, ha fatto due operazioni di ottimo livello, veramente quelle sì, che fanno capire che c'è una progettualità. Altre notizie di mercato non mi pare ce ne siano. Vediamo come va sta Supercoppa e poi sarà già tempo di rituffarci in campionato. Io vi saluto caramente, vi invito a condividere questo video e anche il canale presso Tifosi Viola, Tifosi di Calcio. Fatemi un po' di pubblicità che cresciamo, continuiamo a crescere, continuiamo a crescere. E buona partita, insomma. Poi non credo di fare un video commento perché cioè, non è che commento tutte le partite che succedono. E ci sentiremo probabilmente domani e vedremo di parlare magari di Fiorentina se ci sono novità di mercato. Un caro saluto.